Cosa serve per produrre e quindi diventare un produttore? Beh, una cosa sola, serve mettersi a produrre. Sì, ok, un computer, almeno non ti voglio usare un 24 piste analogico. Sì, ok, un software e ci sono varie alternative. Sì, ok, due casse, anche lì il range delle possibilità è veramente infinito. Però fondamentalmente, anche a partire dal tuo piccolo portatile, di qualunque marca e modello sia, puoi iniziare a metterti a produrre. No, non hai bisogno di un Mac super veloce, non hai bisogno di un gear analogico di qualche tipo, non hai bisogno delle casse ultimo modello. Hai bisogno di metterti a produrre. Hai bisogno di fare pratica. E le scorciatoie, i metodi, le procedure, le impari soltanto facendole e facendole continuamente e riuscendo ad essere sempre più veloce. Soprattutto impari dai tuoi errori. Impari, ti migliori e sei sempre più veloce. È importante questo aspetto della velocità, perché spesso inizialmente tendiamo a mettere le cose su, un'idea entusiasmante, che poi finisce per rimanere lì, per poi rimettercisi quando c'è un'altra idea. E quindi finisce che abbiamo tutta una serie di progetti incompiuti che rimangono lì e muoiono lì. Invece quello che bisogna riuscire a fare è lavorare su un progetto, su un'idea e portarla in fondo. Cercando di farlo nel modo più velocemente possibile, riesci anche a migliorarti, a fare degli errori, a comprenderli e ad evitarli la volta successiva. Impostare il progetto alla base in un modo migliore che te la possa ritrovare la prossima volta. Impostare i tuoi riferimenti e il tuo metodo di lavoro. Il panorama delle cose da sapere, delle possibilità, è talmente ampio che è impossibile riuscire ad avere delle precondizioni di base sufficienti per essere adeguatamente preparato al lavoro del produttore. È sostanzialmente impossibile ed è soprattutto disarmante. Ok, puoi fare un corso e ti introduca alla materia, oppure uno ancora più specializzato se vuoi veramente dedicartici appieno, ma se non inizi ad avere una pratica il più possibile continua, il più possibile quotidiana, non riuscirai mai ad avere dei risultati perché ti sentirai sempre inadeguato al ruolo e quindi non farai mai niente per raggiungere il tuo obiettivo. Se invece parti da quello che hai oggi e cerchi di lavorare sul pezzo, riuscirai ad ottenere molti più risultati, riuscirai a migliorarti giorno per giorno e questo entusiasmo è la tua linfa vitale per andare avanti e per raggiungere sempre un traguardo che al momento è leggermente più lontano. Come fare? Seguici, segui questi video. Nel corso del tempo, mentre tu sviluppi la tua pratica quotidiana, riuscirai ad avere tutte le indicazioni o quantomeno gli elementi di confronto basilari per esercitare il ruolo di produttore.